Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, ben ritrovati ancora questa settimana. Dopo che ci siamo visti la settimana scorsa, abbiamo fatto una bellissima diretta ed è stato molto interessante perché ci sono stati molti di voi che hanno veramente tratto benefici dalla diretta scorsa. Intanto, come state? Datemi un like se mi sentite innanzitutto, perché io ho bisogno di capire se mi sentite prima di poter iniziare. Chiaramente chi entrerà dopo non potrà assistere a tutta la diretta perché condividerò lo schermo, così come abbiamo fatto la settimana scorsa, e quindi non potrò vedere poi chi fa la richiesta per poter entrare. Già la settimana scorsa, diciamo, era in programma una mezz'oretta di diretta, massimo 35 minuti, 40 minuti, poi in realtà siamo stati quasi un'ora. Chi ha partecipato, che vedo anche oggi in diretta, mi fa piacere di avervi qui. Significa che avete trovato beneficio da quello che ci siamo detti la settimana scorsa. Io inizio a salutarvi uno per uno. Ciao Oksana, benvenuta, ciao Alessio. Poi ci sono altri che sono registrati con i numeri. Quindi io comunque vi saluto tutti e saluto tutti coloro che poi si aggiungeranno e vedranno eventualmente qualche spezzone di questo webinar in differita, ok? Su. Allora, partiamo subito con il webinar. Allora, sapete benissimo che da quale punto sono partito con le aste, dove chi la settimana scorsa abbiamo affrontato il discorso che qualcuno pensa che ci servano tanti soldi per partecipare alle aste. Io sono partito da 100 euro, dove in 48 ore ho fruttato più di 1.000 euro netti. La mia prima operazione all'asta, comprando solamente beni immobiliari, mobiliari, ripeto, non immobiliari, perché non potevo permettermi l'immobiliare. Col tempo poi ho imparato in questi 10 anni a investire, a aiutare le persone a cancellare la debitoria, che è l'argomento di oggi, comprare immobili all'asta e far comprare per i clienti immobili all'asta, oltre a beni immobiliari. Allora, vedremo gli stralci immobiliari, che è un argomento che qualcuno ancora non conosce. Vedrete che adesso, dopo questo webinar, probabilmente tra un po' di tempo si inizierà a parlare di stralci mobiliari. Poi parleremo di stralci ovviamente immobiliari, vedremo che cosa sono, di cosa si tratta. I link li trovate nel modulo che vi allego dopo, ragazzi. Vi allego un documento Word. Così potete trovare tutto quello che vi serve all'interno del documento Word. Poi vedremo che cosa sono gli stralci immobiliari, vedremo, vi darò dei numeri, vedremo dei dati insieme, vedremo chi sono gli attori all'interno di questa tipologia di operazioni, vedremo cosa fare con gli stralci, come farlo e soprattutto vedremo dei casi studio tipici di quelli che affronto settimanalmente, dovrei dire. Allora, innanzitutto gli stralci mobiliari. Oggi parleremo più di immobili, però vi do anche un accenno agli stralci immobiliari. È la modalità che ti permette di acquistare beni anticipando i concorrenti ed avendo un vantaggio competitivo di tempo e denaro. Allora, non è sempre possibile farlo perché è molto semplice, perché lo stralcio immobiliare diverso da quello mobiliare per un semplice concetto di base che potete sicuramente già capirlo da soli. Si tratta di quello che si riesce a recuperare da questo tipo di operazione. Chiaramente, se parliamo di un immobile, generalmente un creditore è molto più predisposto a raggiungere un accordo con voi quando state cercando di aiutare una famiglia a cancellare la debitoria, per esempio, perché parliamo di cifre completamente diverse da quelle che sono le cifre di una vendita mobiliare che è stata, per esempio, già pubblicata all'asta. Oppure, eventualmente, non è ancora pubblicata all'asta, però la transazione, quello che voglio farvi capire, ha ovviamente un concetto di base economico completamente diverso dall'immobiliare. Quindi, per un creditore, che sia generalmente una banca, possiamo dire, andare a raggiungere un accordo, quindi raggiungere un accordo con voi
state cercando di risolvere un problema di debito alla base, è molto più complicato proprio perché già generalmente, proprio per farvela capire, si guadagna di meno, sarà di meno l'introito che riuscite ad avere, che riuscirà ad avere il creditore con un bene immobiliare. Quindi andare a trattare un saldo e stralcio con un bene immobiliare diventa molto più complicato semplicemente per questo. Quindi, come vedete, ci sono bassi margini di guadagno per tutti, quindi sia per voi che comunque fate un'operazione, cercate di raggiungere un accordo, cercate di fare tutto quello che serve, e dall'altra parte anche per il creditore è davvero complicato perché ci sono dei bassi margini. Andiamo invece allo stralcio immobiliare, che è quello che già da un po' di tempo sta prendendo piede nel mercato italiano a livello mondiale. Io di stralci già ne parlavo qualche anno fa, perché se andate a vedere sul sito, sul canale YouTube, trovate me sbarbato, perché avevo qualche anno in meno, e riuscite a vedere che già parlavo di stralci immobiliari, quindi già ci avevo visto lontano. E ci sarà ovviamente anche un'altra possibilità che andremo ad affrontare poi in una fase avanzata del corso. Quindi andiamo con gli stralci immobiliari. È il modo in cui possiamo aiutare famiglie e imprese italiane o nel mondo, però basiamoci sull'Italia, e comunque c'è tanto da fare in Italia, a cancellare la debitoria mentre acquistiamo un immobile a prezzo vantaggioso. E cosa significa? Significa che noi possiamo fare due cose. Possiamo comprare innanzitutto un immobile a forte sconto e possiamo contemporaneamente aiutare delle famiglie in difficoltà che hanno la problematica del debito. Provate a pensare adesso, dopo questa emergenza, quanti ce ne saranno di queste situazioni? Quante situazioni affronteremo di questo tipo? Quante famiglie in difficoltà ci saranno che vorranno essere aiutate? Perché chiaramente io ho sempre detto che alle aste giudiziarie ci sono ovviamente immobili che provengono da situazioni dove c'è stato qualcuno che non ha mantenuto quella che è la promessa, cioè il contratto, non ha mantenuto la promessa di restituire una somma di denaro, per esempio, a una banca. Ho detto sempre che generalmente le famiglie qualcuno se ne approfitta, ed è la verità, che si approfitta della legge, però ci sono un sacco di famiglie, un sacco di persone per bene in Italia e nel mondo che hanno voglia di risolvere questo problema, e noi possiamo aiutarle con adeguate analisi, documenti e proposte. Circa il 50% di queste transazioni vanno a buon fine. Non sempre vanno a buon fine nell'immediato, perché? Perché chiaramente le banche sono da una parte costrette dalla Banca Centrale Europea, a, in modo tale che riuscite a capire i meccanismi, no? Sono costrette a svendere questi crediti che hanno nei confronti di soggetti, ok? Quindi chi ha contratto il mutuo, aziende, privati. E quindi anche nella modalità di svendita loro sono costretti a farli per una questione di bilancio, che non sto a spiegarvi adesso. Chiaramente però non dipende sempre da noi quando che l'operazione vada a buon fine, perché quando noi facciamo un'operazione, una proposta di transazione con il creditore, quindi con la banca, dove diciamo: banca, guarda, io ho questa situazione che vorrei risolvere e sono disposto a investire questo denaro per acquistare questo immobile a sconto prima che vada all'asta, o anche se è all'asta possiamo provare già a fare questa transazione per cancellare la debitoria al cliente, al soggetto, okay, che non ha la possibilità di risolverla. Chiaramente la banca si fa delle analisi in base ai periodi, in base ai bilanci, in base alle perdite o ai guadagni che ha in quel momento, generalmente tenta di valutare se l'operazione può essere conclusa nell'immediato oppure procrastinare nel tempo, perché probabilmente l'immobile è finito all'asta, come mi è capitato diverse volte, e all'asta abbiamo provato a fare la transazione di saldo e stralcio, però non è stato possibile chiuderla immediatamente perché volevano aspettare prima l'esito dell'asta, capire quante persone si presentavano all'asta, se riuscivano a vendere l'immobile all'asta, eccetera, eccetera. Quando poi non sono riusciti a vendere l'immobile all'asta,
ci hanno contattato dicendo siamo disponibili adesso ad aprire la trattativa con voi. Questo è, quindi bisogna sempre valutare periodo per periodo. Non sempre le transazioni vanno a buon fine, anche per il fatto che spesso poi le aste, le case vengono, gli immobili vengono venduti all'asta, quindi la transazione, visto che c'è stato già l'asta, non si potrà più fare, è una cosa abbastanza logica. Quindi, ma generalmente almeno il 50% sicuro che vengono chiuse. Con ottimi profitti su ogni singola operazione. Io vi ho fatto già vedere la settimana scorsa che potete avere, adesso un attimo lo schermo, potete avere la possibilità di portare a casa con un'operazione di soldi e stralcio cifre molto 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 importanti, oltre al fatto che potete aiutare un sacco di persone, che è quello secondo il mio punto di vista, per come la vedo io, per come mi, per quello che, per quelli che sono i rapporti con i debitori che io ho costantemente, perché so che cosa pensano i debitori, so quali sono le loro situazioni, so quali sono i pro e quali sono i contro di ogni operazione generalmente. Quindi per me, anche a livello umano, è qualcosa di, che non ha valore in realtà aiutare le persone, perché poi queste persone vi saranno grati per tutta la vita. Però provate a pensare al valore che portate sul mercato, e il guadagno è una conseguenza diretta di quello che voi fate per il mercato, quindi per le persone. Che cosa sono? Andiamo un attimo a capire che cosa sono gli stralci immobiliari. Allora, si tratta di crediti deteriorati che si chiamano NPLs, in inglese, praticamente vuol dire appunto in italiano, anzi, crediti deteriorati. Sono i crediti non performanti, in inglese non performing loans, e nascono generalmente dall'incapacità di soggetti che non riescono a pagare il mutuo. E questo mi sembra abbastanza assodato e chiaro, quindi l'avete capito, anche per chi non conosce il mondo degli stralci, è la prima volta, è importante capire queste basi, perché altrimenti poi difficilmente si potrà andare avanti e capire tutti gli altri passaggi che sono diversi. Perché gli stralci, ricordatevi che sono qualcosa di un po' più complicato, però è chiaro che quando risolvete, sempre questa il gioco del mercato, quando imparate a risolvere problemi più grandi, significa che il monte premi sarà molto più grande. Quindi, che dirvi, ragazzi? Ecco, per farvi capire anche i numeri di quello che potete ottenere con saldi stralci, però avete capito, sicuramente vi ho fatto capire, che non è una cosa che si può imparare dall'oggi al domani. Bisogna veramente stare sul campo, bisogna far parte di un team che ti permetta di essere aggiornato su tutte le novità delle disposizioni, la legislatura nuova che esce in maniera aggiornata, le nuove direttive europee, i nuovi metodi, il mercato come risponde. Bisogna veramente far parte di un gruppo di persone che fa questa cosa qui. E con ogni caso studio tu puoi affrontare al meglio tutte le situazioni. Però chiaramente per fare questo voi dovete investire su voi stessi, dovete investire nella vostra testa, perché io dico sempre che se voi investite nella testa, la testa vi metterà i soldi in tasca. È una cosa matematica. È sempre così, è sempre così. Quindi adesso io faccio una bella cosa, intanto vi faccio vedere. Così poi apriamo le domande. Allora, questo è il. Siamo già a 45 minuti, ragazzi. Avevo previsto 30 minuti più o meno. Allora, questa è la lista di attesa. Adesso vi darò il link per quanto riguarda il corso gratuito, che vi metterò a disposizione del materiale dove giorno per giorno potete lavorare scaricando questi PDF e compilare, quindi proprio per mettervi sul pezzo. Poi vi volevo far vedere anche questo. Vediamo un attimo. Ok, questa è una pagina con un video dove spiega quello di cui abbiamo parlato adesso, in un video di qualche minuto. Questa pagina qua, io vi dico che se avete tra di voi persone che stanno vivendo la difficoltà di avere un debito, di riuscire a risolverlo, non capire come fare, eccetera, eccetera, passatemi questo link perché possiamo aiutarvi.
Quindi fatemi le domande adesso, così io poi apro i microfoni. Allora, vediamo chi vuole alzare la mano, oppure scrivetemi intanto, vediamo se avete delle domande da fare. Allora, dove si possono trovare le operazioni? Bella domanda. Allora, aspetta che intanto vi allego questo. Link webinar, ok. Eccolo qua ragazzi, credo che abbiate ricevuto, state ricevendo, no, non me lo mando, va bene, credo che non abbiate ricevuto il Word, credo. Ok, allora, non vedo l'ora di iniziare il corso, grazie mille, gentilissimo. Prego, prego Roxana. Allora, rispondendo alla domanda di Alessio, dove si possono trovare le operazioni? Allora, vi devo essere sincero, perché poi a me piace essere sincero, piace essere trasparente, perché è una cosa che un po' ce l'avevo di natura, un po' l'ho allenata, devo dire la verità, l'ho allenata molto, perché avendo a che fare con investitori, avendo a che fare con debitori, nel corso del tempo le aste e gli stralci anche ovviamente, mi hanno insegnato ad essere il più trasparente possibile. Perché? Generalmente le persone tendono a nascondere sempre qualcosa quando vogliono fare un affare, vogliono raggiungere un accordo. Io invece tendo sempre a essere abbastanza chiaro. Poi credo, e questo l'ho imparato nel corso degli anni, con gli errori, con i risultati che sono arrivati da queste scelte, credo che poi paghi a lungo andare. Cioè, io vi dico sempre le cose come stanno. Poi se una persona piace, vuol dire che farà parte di quello che è la tipologia di persone del quale mi voglio circondare. A chi non piace va bene, va bene. Quindi la massima trasparenza è la prima cosa. Questo per venire un attimo alla risposta di Alessio, alla domanda di Alessio. Io vi sarò sincero. A me le situazioni di saldo e stralcio le passano. Le passano e sono due canali che prevalentemente oggi, ma io vi parlo di oggi, Alessandro, utilizza. Uno sono le persone che si registrano attraverso il sito, attraverso i link che abbiamo, quindi ci fanno direttamente richiesta perché ormai ci conoscono, mi conoscono sul web, quindi le persone si fidano, mi conoscono da diversi anni che ormai parlo di questi argomenti, quindi mi contattano e mi segnalano delle persone vicine a loro. Questa è una tipologia, ok? Quindi e non rientra nel caso vostro perché molti di voi non sono presenti sul web e non fanno la stessa cosa che faccio io, che in questa maniera diciamo esposta, quindi se vogliamo dire così. Poi invece l'altra parte sono il network che mi passa, il network di professionisti che mi passa queste pratiche, perché chiaramente i professionisti sanno benissimo quello che facciamo, sanno benissimo come lo facciamo e fidandosi dell'operatività del team che ho dietro, perché dietro io ragazzi, io ve lo dico, io lavoro con delegati alle vendite, lavoro con avvocati che ormai fanno parte del mio team, ho praticamente, non voglio dire che ho persone in tutta Italia, perché non è così in maniera capillare, no, però ci si arriva. Se ho bisogno di arrivare in una determinata zona d'Italia, ci arrivo in 24 ore. In 24 ore io ho la notizia fa la completa differenza nel mondo degli affari. Le notizie fanno, le informazioni sono un asset importantissimo. Quindi io in questa fase qua, per quanto mi riguarda, ho già Alessio le pratiche, chiamiamole pratiche, queste situazioni qua che mi arrivano in maniera, diciamo, indiretta. Però chiaramente ai miei studenti io faccio utilizzare un altro metodo, che se vogliamo è il terzo metodo, no? È quello che però conoscono tutti. Ok, quindi questo va anche a rispondere alle domande di alcuni clienti che si affacciano e ci contattano per avere le consulenze di partecipazione all'asta, quando noi gli diciamo che sì, noi vediamo l'immobile all'asta,
possiamo aiutarti a comprare l'immobile all'asta, te lo troviamo, te lo cerchiamo, eccetera, eccetera, sappi però che noi operiamo anche su un altro canale, cioè di immobili che non sono ancora all'asta, ma arriveranno tra 6 mesi e non riusciamo ad operare prima. Quindi hai un doppio vantaggio, zero concorrenti e alti profitti che sono in realtà di risparmio. Che e il secondo canale è proprio questo, cioè quello del network e quello delle persone che poi ci contattano, perché riusciamo a mettere insieme a dare delle soluzioni alle famiglie e a chi vuole comprare. Quello che invece è l'altro canale, che è quello classico, è quello degli immobili già all'asta, che è quello che voi potete utilizzare e poi imparerete a fare, imparerete a dominare all'interno del corso, imparerete a dominare all'interno dei corsi dal vivo che faremo, perché poi io sto creando con il mio team anche Aste Club, ve lo dico in anticipo. Aste Club è un club privato dove si accederà con abbonamento, dove all'interno ci saranno i professionisti, affronteremo ogni settimana, avrete praticamente informazioni fresche, faremo domande e risposte, avrete tutto ciò che vi serve per essere sul pezzo come imprenditori o liberi professionisti che vogliono imparare a fare stralci, aste, crediti, tutto ciò che c'è da sapere. Okay? Perché le informazioni sono un asset fondamentale, questo che vi volevo dire. Okay? C'è chi paga l'abbonamento a Netflix per vedere dei film, e c'è chi paga un abbonamento a un servizio per avere informazioni che gli fanno fare un sacco di soldi. Ognuno sceglie dove mettere i soldi. Io metto i soldi, metto tempo e soldi sia in uno che l'altro, perché ci vogliono tutti e due, chiaramente. Però sappiate che c'è chi sceglie uno e c'è chi sceglie l'altro. Ok? Questo sta a voi. Prego Alessio, grazie a te, grazie a te. Oksana, non vedo l'ora di iniziare il corso, grazie al Cristo, come ho letto nell'ebook. Onestà, quale ebook? Quello gratuito, Oksana? Ah, ok, quindi l'hai già letto, perfetto, bene, 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 mi fa piacere. Sì, è un po' una cosa che cerco di trasmettere anche a chi lavora con me, i miei collaboratori, che sono secondo me il mio primo punto di riferimento. Collaboratori io intendo persone che lavorano in segreteria, che rispondono alle mail, a persone che si occupano di Facebook, alle persone che si occupano del sito e poi alle persone, ai professionisti, gli avvocati, quelli legati alla vendita. I notai, questo è il team che io intendo. Okay? Quindi l'onestà è sicuramente la prima cosa. Cerco e spero nella mia vita di metterlo sempre al primo piano e spero di trasmettere questa cosa qui a tutti quanti. Altre domande? Prego Alessio, se mi risposto. Credo molto nel karma e credo che quando fate del bene qualcosa vi ritornerà sempre. Quindi a prescindere dall'immediato, non guardate mai nell'immediato, ma cercate sempre di investire su due cose fondamentali: le relazioni con le persone e investite nella vostra testa. Se fate queste due cose, a lungo andare avrete risultati che non avete idea, ragazzi. Va bene? Quindi io vi saluto, grazie per essere stati con me.